Ciao a tutti e bentornati. Come tutti sanno, Windows è il sistema operativo più usato al mondo, ma questo non vuol dire che sia l'unico sistema operativo al mondo. Le alternative ce ne sono moltissime, quelle più famose sono macOS e Linux. Infatti, a volte vi sarà capitato di imbattervi nell'amico o in qualche forum su internet dove consigliano di passare a Linux o macOS. Oggi, tralasciando macOS per il momento, vi faremo vedere i pro e i contro di Linux rispetto a Windows. E se è una valida alternativa. Quindi, senza perdere altro tempo, scopriamo questo OS. Di Linux, o meglio delle sue distro, ce ne sono tantissime, tipo Ubuntu, Mint, Debian, Zorin e molte altre. Alcune sono progettate da appassionati, mentre altre da vere e proprie software house, tipo Ubuntu, che è fatto da Canonical. A livello installazione si può dire che generalmente è molto semplice installare la maggior parte delle distro Linux. Anche se va detto che alcune sono più complicate, un esempio è Linux Arch. Vi ricordiamo inoltre che non serve rinunciare a Windows per installare Linux, si possono installare entrambi in dual boot. Quello che da sempre frena un po' gli utenti Windows ad installare Linux è che credono che sia difficile da usare. Su questa cosa il mondo Linux è un po' spaccato. Ci sono distro molto semplici e facili da usare, tipo Ubuntu, Mint, Zorin, che sono proprio pensate per rendere l'ambiente Linux ideale, piacevole da usare e per mettere da subito a proprio agio anche le persone che provengono da Windows. Infine si passa alle distro molto difficili da usare, che richiedono buone conoscenze e non sono assolutamente adatti ai principianti, tipo Gentoo e Arch. Mentre a livello personalizzazione Linux, a differenza di Windows, lascia liberi di fare quello che si vuole con il PC. Infatti uno dei motti di Linux è il PC è tuo. Si possono personalizzare innumerevoli cose, dall'ambiente grafico, aggiungere estensioni, modificare GRUB e se siete abbastanza abili potete compilare il kernel Linux creando una distro tutta vostra, visto che Linux è completamente open source. Qui le cose variano molto da distro a distro, ce ne sono alcune che hanno un consumo di risorse molto limitato, tipo Puppy Linux, Tiny Linux, l'Ubuntu e Slitz, che possono girare anche su PC vecchi con soli 256 MB di RAM. Mentre le distro più comuni, esempio Ubuntu, Mint, Debian, Zorin, hanno un consumo di circa 1 GB, 1,5 GB di RAM e occupano circa 15 GB di spazio su hard disk. Comunque, generalmente Linux è meno esoso in termini di risorse hardware rispetto a Windows. Da quando è nato Linux non è stato molto tenuto in considerazione dalle software house. Windows può contare su una vastissima gamma di app anche a livello professionale. Linux invece deve contare sulle alternative open source, ma ovviamente a volte non bastano o addirittura non ci sono proprio delle alternative. Anche se fortunatamente negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate. I produttori di software hanno iniziato a tenere di più in considerazione Linux. Nel campo gaming invece non vogliamo illudervi troppo, ma qui Windows la fa da padrone, sia in termini di disponibilità di giochi che di prestazioni. Windows, grazie alle DirectX, oltre a rendere i giochi più performanti, semplifica molto a livello di progettazione del gioco, mentre Linux non è mai stato pensato per il gaming. Ci sono delle alternative per fare girare i giochi Windows su Linux, vedi Wine. Ma non tutti girano bene o sono compatibili. Comunque, ultimamente si è assistito ad un interesse sempre maggiore nel progettare giochi per Linux, anche grazie a Valve, che ha portato il cliente di Steam su Linux, rendendo disponibili moltissimi giochi. Infine, soprattutto la creazione delle nuove API Vulkan, Linux si sta un po' riscattando, assottigliando la differenza prestazionale con Windows nei giochi. Qui non c'è storia, Linux è il migliore. Sul lato sicurezza siete quasi in una botte di ferro, perché i virus e i malware per Linux si contano sulle dita. Ed anche sulle falle di sicurezza ce ne sono pochissime. Windows invece è molto più vulnerabile a virus e falle di sicurezza. Basta guardare la lista di malware e schifezze varie che sono state create per lui. Sul lato stabilità di sistema, anche qui Linux ha un altro punto a favore, rivelandosi molto stabile e poco incline a crash di sistema o schermate di morte.
Linux, rispetto a Windows, ha già tutti i driver incorporati per riconoscere la maggior parte delle varie periferiche e dispositivi, ma può esserci anche il dispositivo che non viene riconosciuto e qui arriva il punto debole. I produttori di hardware in generale creano i driver solo per Windows, su Linux invece sta alla comunità crearli. Quindi, se avete qualche dispositivo poco conosciuto, potrebbe esserci il problema che non ci siano driver disponibili e compatibili per Linux. Linux, o meglio le varie distro come Windows, sono in continuo aggiornamento. Ogni mese vengono rilasciate patch correttive e miglioramenti, mentre le nuove versioni, questo dipende dalle distro che si sceglie, vengono rilasciate circa ogni 6 mesi, 2 anni. Sul lato supporto, con Windows si può contare sul supporto clienti Microsoft e su una robusta community, mentre con Linux si deve fare affidamento sulle varie community sparse sul web, dove porre domande riguardanti i problemi. Il bello di Linux è che non ha prezzo, visto che è open source, e come la quasi totalità delle app create. Infatti la comunità di Linux è sempre stata irrimovibile in questo. Inoltre, grazie al fatto di essere open source, non si hanno problemi con la gestione delle licenze, non ci sono product key da inserire e non c'è bisogno di attivare il sistema operativo. Come abbiamo visto, Linux è un'alternativa molto allettante a Windows, di distro se ne trovano moltissime e per tutti i gusti. Se siete persone che usate molto il PC per navigare in internet, guardare video, ascoltare musica, potete puntare benissimo su Linux, che non rimpiangerete Windows, ma se siete dei gamer e il PC lo usate esclusivamente per giocare, allora dovete puntare su Windows. Comunque, riassumendo i punti di forza di Linux, sono stabilità, leggerezza, gratuito, sicuro, è personalizzabile ed è molto all'aggiornato. I lati negativi sono poco propenso al gaming, ha meno app rispetto a Windows, alcuni dispositivi poco conosciuti potrebbero non avere driver compatibili. Se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale. Per voi è completamente gratuito, ma per noi è molto importante per far crescere il canale. Grazie!